Salve a tutti. Oggi ho deciso di iniziare una nuova serie che ho chiamato Random Gameplay. In questa serie includerò sia recensioni, come quella del gioco di oggi, sia gameplay di giochi che sfruttano la generazione procedurale per generare mappe, missioni e ogni altra componente del gioco stesso. Soldier of Fortune 2 è uno sparatutto in prima persona che include al suo interno per l'appunto un generatore di missioni casuali. Con questo strumento è infatti possibile generare un numero praticamente infinito di livelli diversi. La recensione di oggi sarà limitata proprio alle funzionalità di questo particolare motore, in uno dei primi FPS usciti nella storia ad implementarlo. Se volete invece cercare una recensione relativa alla storia narrata nel gioco, suggerisco di guardare sul tubo un altro dei tanti gameplay che se ne occupano. In questa schermata, accessibile comodamente dal menu principale, è possibile impostare tutte le caratteristiche del livello che si vuole giocare. Tipologia di missione, tipo di ambiente, scegliere se si vuole giocare di notte o di giorno, il livello di difficoltà e scegliere se eventualmente stabilire un tempo massimo per il completamento della missione o fornire un inventario di armi iniziale definito dall'utente invece che dal livello di difficoltà scelto. L'ultimo parametro è il cosiddetto seme. Il seme, in questo tipo di giochi, è una stringa di testo che il gioco usa per creare livelli sempre diversi ma riproducibili. Una stessa parola usata come seme genererà sempre lo stesso livello, ma cambiando la parola utilizzata anche di una sola lettera, il livello generato sarà completamente diverso. È lo stesso principio con cui Minecraft genera i mondi per capirci. In questa partita che ora ho iniziato a giocare, ho scelto come tipo di missione l'assassinio, come ambiente le colline, la difficoltà difficile, gioco di giorno, senza limiti di tempo e con l'inventario predefinito di questa difficoltà che include solo coltello, fucile di precisione e una pistola. Il seme utilizzato è il mio nickname in Minecraft, Abici Predator. L'obiettivo delle missioni assassinio è per l'appunto ammazzare un determinato personaggio nascosto nella mappa. Ora osservate bene la posizione di ogni oggetto presente nel gioco, come ostacoli dietro cui barricarsi, edifici, nemici, alberi e la stessa orografia del terreno. Ogni cosa che state vedendo viene generata in modo diverso a ogni partita. Questo vuol dire che potenzialmente la variabilità ad ogni scenario giocato è praticamente infinita e che il gameplay, a meno di non giocare sempre con lo stesso seme, non è mani memorico o uguale a ogni partita come negli FPS classici. Se in una partita a qualunque degli FPS più diffusi è infatti molto importante memorizzare bene la mappa, compresa la posizione di armi, medikit ed ostacoli, nel gioco su mappe randomiche tutto questo viene meno. Qui conta molto di più saper improvvisare, saper prendere decisioni veloci e sapersi arrangiare con quello che si ha. Avete notato come 2 secondi fa ho ammazzato quel cecchino sulla torre? Ho dovuto farlo col fucile di precisione, sparando praticamente alla cieca in mezzo alle foglie dell'albero che avevo di fronte. Albero che è stato piazzato lì davanti alla torre casualmente dal motore di gioco. Questa partita con questo seme, mentre giravo questo gameplay, era la prima volta che la giocavo. Se fossi andato avanti alla Rambo senza accorgermene perché quell'albero mi copriva la visuale, i colpi di mitragliatrice mi avrebbero sicuramente falciato. La cosa più bella di queste missioni è per l'appunto che non sai mai cosa ti attende dietro l'angolo. Conta molto sapersi muovere e avere un ottimo occhio da esploratore. A tal proposito è sempre una buona idea sfruttare bene il terreno, come ad esempio salendo sulla torretta appena ripulita. Notare poi come questa nebbia fitta, che permea tutta l'arena, renda tutto ancora più avvincente e ti fa cagare in mano. Ecco. Come volevasi dimostrare. A causa della nebbia questo non l'avevo visto. Vediamo di liberarcene subito. Come vedete non è così facile ammazzare con la pistolina. Il primo Soldier of Fortune è stato il gioco che ha introdotto negli FPS i danni differenziati a seconda della zona del corpo colpita. Con il corpo umano diviso in più di 20 segmenti diversi, tutti con caratteristiche uniche. Dannazione. Mi hanno teso un'imboscata. Ecco. È in situazioni come queste che emerge la vera difficoltà della random gameplay. Ora sono con poche munizioni ed energia, circondato e in uno spazio apertissimo. So già come finirà, se non mi invento in fretta qualcosa.
In un gioco FPS ad arena in un random questo trucchetto nemico me lo sarei imparato a memoria e non avrei più sbagliato, ma qui non si può. Accidenti, qualcosa è andato storto mi sa, credo di aver premuto il tasto per prendere i cadaveri da terra e sono saltato in aria con lui in braccio. Una morte più idiota non potevo cercarmela. Ritentiamo. Ma visto che voglio giocare sempre una missione diversa, ora come Sam ho usato di nuovo il mio nome, ma scritto tutto con lettere minuscole. Come vedete, la struttura della mappa, anche solo con questo piccolo cambiamento, è completamente diversa da prima. Cosa mi aspetta ora? Un'altra morte cruenta o la vittoria? Anche di questa mappa non so nulla, quindi, iniziamo a cercare il nostro bersaglio. Ah! Mentre faccio andare avanti il gameplay, spiego un po' meglio quali sono i tipi di missioni disponibili col generatore. Un tipo è quello che sto giocando, cioè la modalità assassinio, che ha come obiettivo ammazzare un determinato target e fuggire via in elicottero. Poi ci sono anche le missioni di fuga, in cui si parte all'interno di una prigione con solo il coltello e dove l'obiettivo è fuggire, le missioni incursione dove bisogna rubare i piani dei terroristi e le missioni demolizione dove l'obiettivo è demolire un determinato target. Ecco che di nuovo sbucano all'improvviso, ma stavolta vi ho di fronte. Siete fottuti. Una pistola in questo gioco, se usata bene mirandoi alla testa, può tranquillamente essere un'arma letale. Grazie per le munizioni. La mitraglietta è un'arma estremamente potente sulle brevi distanze in quanto è in grado di colpire in più punti il nemico, spesso centrando quindi anche punti critici. Di fatto, se un nemico con questa lo centrate col mirino da vicino, state pure sicuri che ai secondi contati. Tutto libero. Credo di poter andare avanti. L'unico lato debole di quest'arma è che alle distanze medio-lunghe fa abbastanza cagare. Sarebbe più adatto un fucile d'assalto, che però nella mappa colline i soldati non usano e non ti ritrovi ad inizio missione in difficoltà difficile. Per fortuna, in questi campi così aperti, il fucile di precisione fa il suo dovere. Almeno finché non finisco le munizioni di quest'arma, che non si trovano nella mappa, dovrei stare abbastanza tranquillo colpendoli dalla distanza. Sempre che non mi facciano imboscate come prima. Ah! Ovviamente il discorso della suddivisione del corpo umano vale anche col fucile di precisione. Colpire un nemico alla testa, come ho fatto prima, lo ucciderà all'istante, colpendo il corpo non farete invece molti danni. Analogamente colpendo una gamba lo azzopperete oltre a danneggiarlo e se colpirete l'arma che hai in mano gliela farete cadere a terra senza fargli nulla. Le combinazioni sono tantissime, però è sempre bene mirare ovviamente alla testa. Con tutte le armi e soprattutto col fucile di precisione. Quindi, se siete delle mammolette che negli FPS vogliono col fucile di precisione colpire il corpo e ammazzare all'istante manco fosse un instant jib, magari col pacchetto dip dell'ultimo free to play, in questo gioco non troverete divertimento. Sì, caro campione italiano di Serious Sam, mi riferisco proprio a te che avevi criticato il cecchino di Team Fortress 2 per questa cosa nella tua prima recensione di questo gioco. E parlando di campioni o presunti tali, sono proprio curioso di vedere come se la caverebbero con queste mappe. Io non sono di certo un giocatore esperto di questo genere, ma nei forum ho più volte sentito dire che le arene generate casualmente negli FPS fanno cagare. La maggior parte dei giocatori sostiene sostanzialmente due critiche. 1. Essendo generate casualmente, queste arene in un ipotetico scontro multiplayer potrebbero privilegiare alcuni giocatori rispetto ad altri, magari fornendo ripari migliori o kit più vicini, e in secondis c'è chi sostiene che buona parte del gameplay in un FPS è imparare a memoria la mappa in modo da sapere la posizione di ogni riparo e ogni kit meglio dell'avversario e quindi sfruttare queste conoscenze per sconfiggerlo. Su cani di merda. Venite. Assaggiate il mio piombo.
Queste bestiacce sono veloci e fastidiosissime. Fuori uno. E fuori pure il secondo. Due upshot perfetti. Non male. Cazzo. Stavolta giocano pesante. Ma che, ok, questo si chiama culo. Questo gioco è molto vecchio, è uscito nel 2002, e quindi purtroppo è abbastanza normale trovare qualche bug come questo non fixato. Ciò nonostante, ritengo comunque questa funzione delle arene casuali estremamente bella, in quanto implementata da ben pochi FPS in circolazione. Sarebbe molto bello vedere un gioco tra virgolette moderno, con questo tipo di arene, una grafica molto migliore e un'IA dei nemici avanzata come dovrebbe essere. Ma purtroppo le critiche dei videogiocatori tra virgolette pro da un lato, e lo stuolo di Bimbi Minchia, che ormai ha invaso il mondo videoludico dall'altro in cerca della vittoria facile, si oppongono a questo tipo di gameplay, caratterizzato da una difficoltà molto più alta per l'impossibilità di imparare a memoria le mappe. Per quel che mi riguarda, quando un pro si ritiene superiore a un nabbo perché lui vince dato che ha imparato la mappa in cui gioca a memoria, mi viene su il sangue alla testa dalla rabbia. Cos'è più da pro? Nerdare nella stessa arena per giorni in single player in modo da imparare la posizione di tutto, glitch compresi. Oppure saper improvvisare ogni mossa sul momento senza sapere come evolverà la partita due secondi dopo? Lascio decidere a voi. Sempre riferendomi al soggetto citato prima, lui sosteneva, cosa senz'altro vera, sia chiaro, che giochi come Quake o lo stesso Serious Sam, siano più difficili da giocare rispetto a un Battlefield o a un Call of Duty per via del gameplay più frenetico. Ma, anche in un gameplay molto più lento come quello di questo gioco, siamo così sicuri che non occorra prendere decisioni rapide? Credo di aver dimostrato in questi minuti che non è proprio così. Eccolo lì dov'era lo stronzo. Stai zitto e ingoia piombo pure tu. Ancora? Ma dove cavolo si nasconde sto dannato cecchino? Mi sa che mi conviene entrare a ripulire questa casa. Almeno lì sarò più al sicuro che da questo qua fuori, che punzecchia e non vedo e magari potrò anche ammazzare il target della missione. Tanto la mitraglietta è forte negli ambienti chiusi. Qui non c'è il mio bersaglio. Questo è l'insediamento nemico, deve essere di sicuro in un'altra delle case lì fuori. Sono anche senza armatura e la vita sta scalando. Meglio entrare subito in un altro edificio a cercare medikit o munizioni. Preferibilmente senza farsi ammazzare dal cecchino che mi sta attendendo con ansia. Ecco dove sei bastardo. Porta i miei saluti nell'aldilà. Ancora spari.
Ma quanti cavolo siete? Ora ripuliamo anche qui. Un giubbotto antiproiettile. Ottimo. Come vedete, come in ogni buon FPS che si rispetti, anche qui se camminate mentre sparate, avrete una mira di merda. Meglio farlo da fermi e chinati. Todd, guarda. Il mio bersaglio mi ha preso alle spalle con la mitraglietta, ma mi sono salvato grazie ai giubbotti che ho preso prima. Muori troia. Te e tutti i tuoi amichetti coi pistoloni. Ora non mi resta che fuggire. Un elicottero mi sta aspettando. Ah. Vi suggerisco quando uscite dalle case, di guardare sempre di fronte a voi. Non è raro trovarsi uno puntarvi un bazooka addosso. È vero, i colpi di quest'arma non spaccano i muri come in Battlefield, ma vi assicuro che se vi c'entra sull'uscio fa parecchio male. Intanto c'è il solito cecchino che rompe le scatole. Ma dove cazzo sei? Dai, fatti vedere. Voglio piantarti un bel proiettile in mezzo agli occhi. Guardalo lì dove era l'altro. Ma muori. Cazzo, ma l'ho ammazzato. Ancora spari. Questo ha 7 vite come i gatti. Risorge sempre in un nascondiglio diverso e mi perseguita. Sono veramente belle ste mappe. Sì, ora arrivo. Ma prima lasciami punire questo stalker. Una pallottola in testa non te la toglie nessuno. Fatto. Stavolta ho vinto. Vi invito tutti a provarlo questo gioco in questa modalità. Dà molte soddisfazioni. Le altre ambientazioni poi sono ancora diverse da queste, con nascondigli diversi e diverse armi in dotazione ai nemici. Arrivederci alla prossima. Ditemi cosa ve ne pare nei commenti di questo nuovo genere di video.